È una seduta di psicanalisi, probabilmente è la definizione migliore, nel senso che non avrei mai scritto, non sarei mai stato capace di scrivere una biografia, non mi veniva proprio. E allora, tanto è vero che non è stata una mia idea scriverla, mi hanno chiesto di farlo e poi alla fine, pensando di poterlo fare in maniera informale con una giornalista, Paola Jacobbi, che conosco da tanti anni e che ama il cinema, il teatro, eccetera, ci siamo messi lì e proprio a parlare liberamente come tra amici, facendo riemergere i ricordi. Quindi è più un memoir, ma è molto libero, non parte da lì, da Napoli quando sono nato e tutto quanto. È proprio una specie di, appunto, come in una seduta analitica, in realtà le cose vanno per associazioni e quindi è curioso. E non è una cosa in cui si parla di cinema o di... si parla naturalmente anche di cinema, ma non è quello il coso. È un racconto molto personale, il più sincero possibile. Doveva essere il titolo di Mediterraneo, no? Poi invece l'abbiamo cambiato ed è diventato Mediterraneo. Ha un doppio significato, anzi un triplo, perché lasciateci perdere, nel senso di lasciateci stare, ma anche lasciate che ci possiamo perdere, che possiamo perdere, e poi anche che lasciateci essere perdenti, magari, e non per forza vincenti. Come se a cena con degli amici, piano piano si comincia a parlare, vengono fuori tutta una serie di cose. A secondo dei vari film, uno potrebbe leggersi quello che c'è dietro al film, in questo caso, no? Quando è nato, come ero io in quel momento e perché è nato quel film. Quindi non è proprio. È proprio molto amichevole, mettiamola così. Adesso ho finito di girare, anche ho finito di montare questo film che abbiamo girato appunto a Napoli e non solo a Napoli, si chiama Napoli New York, che era una sceneggiatura di Fellini che lui non ha mai realizzato e è ambientato alla fine degli anni 40, la storia di due scugnizzi che si imbarcano clandestini per andare a New York.